بسم الله الرحمن الرحيم ونبيا والحمولة In italiano? Giusto? Bravo! A nome di Dio, qui si vende carne halal. Una macelleria italiana che vende carne halal, macellata nel rito islamico, è a Locate Varesino, 4.300 abitanti, terra di Lega Nord, al confine tra le province di Como e Varese. Il tutto nasce una quindicina di anni fa, su richiesta di un commerciante marocchino che avevo qui vicino al macello, che vedeva i capi di bestiame che macellavamo e dunque se ne intendeva e diceva vorremmo anche noi mangiare di questa carne, però per mangiarne deve essere macellata con il rito islamico. Umberto Turazzi, 44 anni, un'infanzia vissuta a Casablanca in Marocco, non si lascia sfuggire la proposta. Anche se gli abitanti sono pochi, a Locate Varesino la popolazione di fede musulmana è in crescita. Sono soprattutto marocchini, ma anche tunisini ed egiziani. Grazie a un veterinario dell'ASL di Como, facciamo domanda all'ASL e dunque al Ministero della Sanità, e il Ministero della Sanità a Roma ci rilasciano l'autorizzazione per la macellazione secondo particolari riti religiosi. L'unica particolarità che ci differenzia dalla nostra macellazione è che non sono io o un non musulmano a recidere le arterie, ma bensì deve essere fatto per mano di un musulmano. Ma quel che fa la vera differenza nella macelleria Turazzi è la lingua araba, che mette a proprio agio anche gli stranieri. Perché parla arabo? Sì, parla arabo e ho trovato la fiducia. Mi piace la carne da tanti anni che mi servo qui. Quindi vieni spesso per comprare? Tutte le settimane. Il fatto che ci siano anche stranieri, marocchini è un po'. Ci sono e teniamo. Sicuramente mi ha agevolato il fatto di parlare la lingua. Però alla fine bisogna essere onesti, non è il fatto di parlare la lingua che ti fa vendere la carne, è il fatto di venderla halal e avere la fiducia della clientela, perché altrimenti decade tutto. Certo. Noi sempre vendiamo qua perché c'è carne fresco, bello, si macciano con la nostra regione musulmana. Sì. Quasi il 40% dei clienti alla macelleria Turazzi sono stranieri e l'integrazione con gli italiani non è sempre così scontata. Loro sono disposti sicuramente a fare più chilometri per arrivare qua. Sono forse snobbato dalla clientela del paese, ma è normale, nessuno è profeta nella sua terra. Io ho addirittura perso dei clienti italiani perché qualcheduno non ha voluto venire più in questo negozio perché mi diceva che ero diventato un negozio dei marocchini. L'attenzione per i clienti stranieri non si ferma al metodo halal e alla qualità della carne. Sembra strano che vengano venduti in una macelleria, però in Marocco si ha questa usanza, nelle macellerie islamiche si ha questa usanza di avere comunque dei prodotti per queste minoranze che arrivano direttamente dal loro paese. In questo caso qui abbiamo la menta che arriva settimanalmente via aerea dal Marocco, abbiamo il coriandolo fresco, abbiamo le olive che arrivano direttamente dal Marocco e poi dal couscous che arriva dal Marocco, dal couscous che invece viene fatto in Italia, alla frutta secca che viene confezionata magari in Francia ma comunque proveniente dal Marocco, dai datteri tunisini, dalle spezie. Insomma, si cerca di accontentare il cliente non solamente dandogli la carne ma anche dei prodotti della sua terra. Qualità della carne e fiducia dei clienti. Strano a dirsi, ma tutto si fonda sulla diversità della cucina italiana rispetto a quella araba. La mia clientela che compra la carne halal compra prevalentemente il taglio dell'anteriore dell'animale, cosa che gli italiani consumano molto poco, semmai lo consumano solamente d'inverno, perché sono pezzi di carne che vengono che sono adatti per essere bolliti, brasati, in umido. Questo mi permette di mantenere la qualità durante l'anno. Che ne so, ipoteticamente, se io d'estate non dovessi più vendere gli anteriori, non potrei più macellare le bestie piemontesi, che sono per me le migliori, e dovrei rivolgermi al mercato all'ingrosso e comprare dei posteriori, che però non sarebbero mai di queste bestie qua. E dunque automaticamente la qualità non ci sarebbe più né per chi mi compra l'anteriore né per chi compra il posteriore. E via la qualità, via la fiducia dei clienti.